Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con la Sardegna in zona bianca. Infatti, con l'ordinanza firmata dal presidente Solinas, l'isola diventa, tranne per tre comuni in zona rossa, la prima zona bianca d'Italia. Sono 12.000 i locali con 800 agriturismi che torneranno quasi alla normalità. Anche però le persone, sia pur con mascherine e distanziamento, si potranno spostare liberamente con il solo divieto di stazionare nei punti caldi dell'isola. Ritorno in classe per 207.000 alunni dell'isola, quasi a portata di mano quello che è il traguardo di resurrezione economica e sociale. Per quanto riguarda il periodo di Pasqua e visto il risultato, il governatore Solinas vuole chiedere al premier Mario Draghi una corsia per vaccinare tutti i sardi nel giro di 45 giorni e rendere l'isola praticamente Covid-free. Situazione invece non proprio analoga nel resto del paese, lo ha sottolineato il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, che ha detto il marzo che ci attende si prospetta particolarmente difficile. Ha detto Bonaccini: io ho il dovere di prendere decisioni, siamo qui per ascoltare e discutere, ma la politica in primo luogo di fronte a drammi e problemi ha il dovere di decidere. Dunque saremo pronti ad ogni restrizione per tutelare le persone e far abbassare la curva che si sta alzando nuovamente in modo pesante, che poi possiamo soltanto sperare che in primavera ed estate vada tutto per il meglio. Proprio sulla curva dei contagi si è espresso il ministro della Salute Roberto Speranza, ha detto c'è bisogno ancora di battersi con grande energia. Queste le parole del capo di gabinetto alla presentazione del programma nazionale Esiti del 2020, realizzato dalla GENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il ministro ha aggiunto da tutte le regioni ci sono segnalazioni di una curva che sta risalendo, basta vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana, che sono risaliti in modo esponenziale rispetto a quanto visto in precedenza. Sarebbe bellissimo dire che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, ma in realtà la grande responsabilità delle istituzioni è di dire le cose per come stanno e dunque le prossime settimane non saranno facili. Sono settimane in cui bisogna accelerare la campagna di vaccinazione, che oggi ha numeri che vanno nella direzione giusta, ma che devono ancora crescere, e allo stesso tempo c'è ancora un'epidemia molto presente su tutto il territorio. Sono 17.455 i nuovi test positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quelli che sono i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono state 192, in calo rispetto alle 280 di sabato. Consueto calo però dei test della domenica, sono stati solo 257.024, in calo rispetto ai 323.047 di sabato. Il tasso di positività però è notevolmente salito di oltre un punto percentuale, è arrivato al 6,8%. Ci spostiamo ora in Campania, il bollettino dell'unità di crisi della giornata di ieri certifica 2.561 nuovi positivi con 179 sintomatici. I tamponi del giorno sono stati 24.368 con 5 deceduti, di cui 4 nelle ultime 48 ore ed uno in precedenza, ma contabilizzato soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 524. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, 130 posti di terapia intensiva occupati, 656 sono invece quelli a disposizione. Per quanto riguarda invece la degenza ordinaria, 3.160 posti tra offerta pubblica e privata messi a disposizione dalla Regione, ne sono occupati 1.341. Per quanto riguarda il discorso vaccini, un trend che sia sempre in maggiore ascesa, tra 300.000 e 500.000 somministrazioni al giorno per il mese di aprile, per poter arrivare a 19 milioni
ogni mese. Questo auspicano fonti che lavorano alla strategia dei vaccini citate dall'agenzia ANSA anche per l'arrivo del vaccino monodose della Johnson & Johnson. Secondo questi accordi sono previsti 7 milioni e 300 mila dosi per il secondo trimestre del 2021. Infatti potrebbero arrivare proprio il prossimo mese le prime dosi del vaccino non appena arriverà l'ok dell'EMA, lo ha detto il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi durante la trasmissione su Rai 3. Entro giugno potrebbero arrivare alcune milioni di dosi e 27 milioni di dosi entro dicembre. Intanto dall'America la Food and Drug Administration ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino Johnson & Johnson, il terzo approvato negli Stati Uniti dopo il Pfizer-BioNTech e Moderna. La Johnson & Johnson ha promesso di fornire agli Stati Uniti 100 milioni di dosi entro la fine di giugno e dai test clinici condotti sul siero è stata prevista un'efficacia del 72%. Ora un fatto di cronaca, 10 persone sono state arrestate dai carabinieri di Vibo Valentia nell'ambito di un'operazione su falsi e corruzione nella pubblica istruzione scattata alle prime luci dell'alba nelle province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Napoli e Reggio Calabria. Sono state sequestrate 19 società per un valore stimato di 7 milioni di euro. I militari, con l'ausilio dei reparti dell'arma territoriale competenti e il supporto aereo dell'ottavo nucleo elicotteri carabinieri, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal capo procuratore del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di 10 soggetti, con 8 misure in carcere e 2 ai domiciliari, con arrestati ritenuti responsabili di associazione a delinquere, corruzione, falso in atti destinati all'autorità giudiziaria, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e autoriciclaggio. A Somma Vesuviana il sindaco locale di Sarno ha affrontato alcune attività che sono state svolte nell'ambito dell'operazione Plastic Free nella zona di Santa Maria a Castello. Ha detto il primo cittadino, è stato individuato uno scarico abusivo di rifiuti e siamo intervenuti prontamente. È stato anche molto bello vedere la partecipazione delle famiglie nel rispetto delle regole e delle norme sanitarie, grazie il tutto all'aiuto del consigliere comunale Salvatore Granato. Le telecamere che hanno aiutato a scoprire questi reati sono state installate su 15 strade, ha detto il primo cittadino, ma abbiamo messo anche 2 rilevatori di targhe, mentre altre telecamere verranno installate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda questa operazione Plastic Free Onlus, ha detto il primo cittadino, abbiamo dato vita a questa operazione per la salvaguardia di quello che è il nostro patrimonio ambientale, che deve a tutti i costi essere valorizzato. L'intera attività si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e scendiamo in campo per quello che è l'interesse di Somma Vesuviana, per fare in modo che le nuove generazioni possano comprendere quella che è l'importanza della tutela del patrimonio ambientale. Si sono espressi anche i coreferenti della Onlus, ha detto Vincenzo Converti, noi non ci fermiamo perché questa attività che abbiamo effettuato a Santa Maria a Castello non è che la prima di numerose azioni che vogliamo effettuare sul territorio. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro. Nell'ultimo bollettino di febbraio sono 291 i nuovi positivi a fronte di 2002 tamponi processati, per un tasso di incidenza che sale in maniera preoccupante al 14,5%. I guariti sono stati 111 e si registra anche un deceduto. Nel saldo complessivo c'è un aumento di 179 attuali positivi. Prosegue l'ascesa dei contagi a Caserta, che tocca 373 casi attivi, poi Maddaloni con 254 e Santa Maria Capua Vetere con 190. Proprio a Caserta è stato inaugurato in mattinata, presso la caserma Ferrari Orsi, sede della brigata bersaglieri Garibaldi del capoluogo, il centro
per le vaccinazioni anti-Covid, 26 postazioni di vaccinazione che potranno anche arrivare a 30 per somministrare fino a 3.000 vaccini al giorno, grazie alla sinergia tra il Ministero della Difesa, Brigata Bersaglieri Garibaldi, Regione Campania, ASL e Comune di Caserta. Tutta una sinergia sintetizzata nello slogan "Uniti si vince", come ha spiegato il sindaco Carlo Marino. Lo ascoltiamo. Oggi è una giornata importante, straordinaria, Uniti si vince, perché si costruisce un modello importante non solo per la città di Caserta ma per l'intera comunità provinciale e regionale. Abbiamo un importante centro di vaccinazione per la regione Campania, a Caserta nasce il più grande centro vaccinale della regione Campania, che diventerà un punto di diritto alla salute, di possibilità di salvare più vite umane. Riusciremo a un potenziale enorme fino ad arrivare a 3.000 vaccinazioni al giorno. Devono arrivare solo i vaccini, ma l'organizzazione c'è, grazie alla Brigata Garibaldi, grazie all'ASL di Caserta e grazie alle istituzioni che hanno lavorato insieme. Un luogo dove i cittadini potranno, nel rispetto della loro vita e della loro salute, vaccinarsi, creare le condizioni per riprendere la normalità. Noi dobbiamo rinascere e per rinascere ci vuole il vaccino. Qui abbiamo realizzato il più grande centro vaccinale della Campania, qui da Caserta parte il diritto alla salute. Diventa un elemento importante perché la città di Caserta, il comune di Caserta, insieme all'ASL, la prefettura, le istituzioni locali e la Brigata Garibaldi, che ringrazio profondamente, costruiscono un'occasione, una possibilità, una speranza e una voglia di rinascere. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli vede la luce nel derby campano contro il Benevento e al Diego Armando Maradona batte i rivali e ottiene 3 punti importanti per proseguire il sogno Champions. Decisivo il rientro dal primo minuto di Dries Mertens, che ha trovato il tocco decisivo al 34esimo minuto per sbloccare una gara difficile contro un Benevento molto ben organizzato, ma che paga la disattenzione difensiva di Foulon. Dopo la rete del vantaggio la gara è diventata molto più agevole per gli azzurri, che hanno contenuto il Benevento senza correre particolari rischi. Il secondo gol è arrivato grazie ad un tocco di Politano su cross di Insigne. In attacco Inzaghi ha fatto esordire l'argentino Gaich e ha schierato nel secondo tempo Roberto Insigne, il fratello di Lorenzo, ma il risultato non è cambiato. Si è complicato il Napoli un po' le cose nel finale con una sciocca espulsione di Koulibaly, che salterà la trasferta di Reggio Emilia. Però mancavano soltanto pochi minuti e l'ingresso di Maximovic ha consentito di ritrovare compattezza in difesa. Note positive per l'allenatore, che non ha rilasciato dichiarazioni visto il silenzio stampa ancora imposto dalla società: la conferma di Ghoulam, che ha giocato un'ottima partita, e il recupero di Isai, che è rientrato nel finale. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento con la nostra informazione al Prima TG delle ore 21 e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.